Ciao Livio. Livio, com'era questo mostro che hanno descritto come un cane? Era un cane a tre teste, anzi a quattro, non era neanche Cerbero. E praticamente cinque, a sei teste, che numero satanico. Mi viene dubbio un'altra cosa. Sei. A sei teste, sei zampe e sei code. Sei di tutto, diciamo. Ah, sei tutto pure. Sei di tutto. Sei il demonio, gli ho detto, infatti. Ma siete scappato. Era il demonio in persona. E io sono fuggito perché di fronte al demonio si fugge. Io credevo si fronteggiasse con la forza della fede, Livio. Sei coraggiosissimo. Vabbè, ho capito, ma i sentitori gli facevano a Padre Pio. La tua fede, Livio, non è abbastanza vivida per fronteggiare il demonio. Sì, sì. Bravo, riconosci. Bene. Ciao. Ma non cari. No, io no. Vabbè, basta, siamo una vergogna, altro che. Cari domani. Dove mi incacceranno? Non lo so, o escono no, di cari, casa, cari, come è venuto il popolo italiano. Romani! Luca! Ho paura! Con calma! Mattia! Sì, è pericoloso! Non ti fare male, lì! Fai piano! Non c'è la resa! Vai Livio! Una risata per la camera, dove stai? Andrea, che c'è? Che impresa, eh? Fatelo anche voi. Dove si mette la pausa? E sono solo le 7 del pomeriggio. Immagina quello che succede qua a mezzanotte l'una.